Mi preme innanzitutto precisare che si tratta di un sequestro, quindi di un provvedimento provvisorio che conclude una prima fase delle indagini. Ne seguirà una seconda nel corso della quale tutta una serie di approfondimenti su questi beni verranno fatti, anche a fronte di un contraddittorio con le parti interessate e le loro difese. A questo risultato si è pervenuti utilizzando una disposizione di legge che consente nei confronti di persone indiziate di crimini, di delitti di criminalità organizzata, di procedere al sequestro dei beni qualora questi siano di valore sproporzionato ai redditi dichiarati o alle attività lecite svolte. Questa stessa norma prevede che il sequestro possa essere superato e quindi annullato qualora venga dimostrata dalla parte interessata la legittima provenienza di questi beni. Noi stiamo entrando in una fase in cui in qualche modo la parola tocca alle difese degli indagati e sulla base dei rilievi che verranno fatti, delle informazioni che verranno fornite, si tratterà di verificare se questi sequestri meritano in toto di essere confermati oppure no. Ma questo è una decisione che aspetta ai giudici nelle successive tappe di questo procedimento. Invece, quali sono le nuove frontiere utilizzate dall''ndrangheta per evitare appunto la confisca dei patrimoni? Può farci qualche esempio che ha incontrato nella sua carriera? Ma sempre in termini generali, direi da un lato ricorrere alle intestazioni fittizie, cioè costituire la proprietà formale di beni in capo a soggetti che non sono i reali possessori e fruitori dei beni stessi, soggetti più difficilmente raggiungibili dalle indagini di polizia e giudiziaria. Un secondo mezzo per eludere il rischio di sequestro o di confisca di beni è quello dell'investimento all'estero, che rende certamente più difficile l'individuazione di questi beni e soprattutto il sequestro e la confisca, posto che la legislazione internazionale e la stessa normativa in ambito europeo è ancora carente su questo piano.